Il burro chiarificato, ideale per una dieta sana ed equilibrata. Oggi vedremo cos'è, quali sono i benefici, come usarlo e come conservarlo. Benvenuti nella mia cucina, sapore puro. Cos'è il burro chiarificato? È un burro tradizionale al quale sono stati rimossi grassi, caseina, lattosio e acqua. Possiamo prepararlo tranquillamente noi a casa, ci serve solo il burro normale. Vi consiglio di prendere almeno 500 grammi o un chilo, perché comunque si conserva molto più a lungo e una volta che lo state lavorando vi conviene farlo un po' di più. Prepariamo una pentola a bagnomaria oppure una pentola con il fondo spesso e non faremo altro che sciogliere il burro a fiamma dolce. Una volta arrivato a 100 gradi, l'acqua bolle ed evapora. In questo modo l'avremo privato dell'acqua. Si separa il grasso dalle altre componenti e vi consiglio di non alzare troppo la temperatura, altrimenti la caseina si scurisce, proprio perché la caseina rimane sul fondo della pentola. E non dobbiamo girare, perché deve semplicemente sciogliersi. Vedete che inizia già a formarsi una schiumetta? Questi sono i solidi del latte. Al centro c'è il nostro burro chiarificato, mentre sul fondo ci sono appunto le caseine. Intanto io preparo i vasetti, che devono essere di vetro con chiusura ermetica. Il burro chiarificato si può conservare sia in frigorifero che a temperatura ambiente e dura il doppio del tempo del burro tradizionale. Ci servirà un colino e una garza sterile. All'inizio ci sarà tanta schiumetta, come vedete, e non dovete girare, altrimenti guardate cosa succede. E soprattutto la caseina va a mischiarsi insieme al burro chiarificato. Alla fine l'acqua è evaporata e avrete solo i solidi del latte. Vedete come il burro chiarificato si è dorato. Ha impiegato 40 minuti per avere questa consistenza. Ho lasciato riposare per qualche minuto e ora vado a filtrare. È un processo antico di almeno 5.000 anni, è conosciuto in tutto il mondo, è molto preferito in India grazie alle sue vitamine A, D, E e K2 e viene chiamato il ghee. Ricordatevi che il burro chiarificato è molto più concentrato. Quindi quando lo andrete a usare, soprattutto nei dolci, dovrete ridurre il dosaggio del 20%. La caseina che si è depositata sul fondo, che è chiaramente visibile, va eliminata, non va aggiunta. Potete anche filtrare due volte se preferite un burro ancora più chiarificato. In questo video io ho usato 500 g di burro, quindi sono sufficienti due vasetti. Il terzo non mi servirà. Vediamo ora quali sono i benefici e l'uso in cucina. Il vantaggio maggiore è il fatto che possiamo friggere senza la paura che il burro bruci come fa il burro normale, proprio perché il burro chiarificato arriva fino a 250 gradi senza bruciare, mentre il burro tradizionale a 130 gradi inizia a bruciare e a rilasciare delle sostanze tossiche. Quindi se volete preparare una buona cotoletta milanese o rosolare la carne alla perfezione, ci riuscirete solo con il burro chiarificato. È ottimo anche per il soffritto della cipolla o dell'aglio, nei risotti, per la besciamella, proprio perché l'assenza dell'acqua semplifica la base iniziale. È senza lattosio, quindi ottimo per chi ha delle intolleranze,
Pare che gli ultimi studi abbiano dimostrato che è davvero un toccasana per il nostro organismo, perché è un ottimo alleato per il nostro sistema immunitario, favorisce il buon umore, aiuta a dimagrire e ringiovanisce l'epidermide. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, lasciateci un like e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Tschüssi!